abbiamo avuto bisogno di convinzione. Niente. Abbiamo urlato. Sì, facciamolo! Sì. Allora, secondo me i momenti più complessi da gestire, complessi, era quando dovevamo decidere delle cose. Quindi magari avevamo opinioni un po' differenti e dovevamo trovare la famosa via di mezzo tra i nostri due modi di interpretare le situazioni. In modo ovviamente molto veloce, perché c'era una gara in corso nel frattempo. Però anche lì, secondo me, ce la siamo cavata molto bene. Non abbiamo mai litigato, anzi il nostro rapporto si è solidificato, sì, se possibile. La velocità, cioè, questo adesso sembra un paradosso perché Pechino è un viaggio molto veloce, però il modo di affrontare la vita, non so, sono tornata con la consapevolezza che fare le cose con calma, sì, va bene, va proprio bene. Io sono tornata con una consapevolezza che sto ancora cercando di elaborare e che appena tornata mi ha fatto stare molto male, cioè l'idea che posso e voglio vivere nonostante le malattie e che voglio vivere una vita al 100%. Soffro di varie malattie croniche, molto imprevedibili, che spesso mi frenano nel prendere delle decisioni. Magari evito di uscire o di organizzare qualcosa per paura di stare male. O prenotare un viaggio. Esatto. Invece non lo voglio più fare, voglio vivere al 100% e quando sto male lo affronto, come l'abbiamo affrontato insieme. Allora, il complimento è brave che siamo sopravvissute, sì, perché comunque il cast è pazzesco, noi siamo chiaramente le meno allenate di tutto il cast, per cui essere riuscite comunque a dire ok, partecipo lo stesso pur avendo visto chi, esatto, c'era, è stato in realtà dai, rimprovero non lo so, siamo state pazzesche, quindi non avrei veramente cosa dire. No, nessun rimprovero, no, anche perché l'abbiamo portata a casa alla fine, cioè è andata bene, ci siamo divertite, quello è stato l'importante, abbiamo imparato tanto, va bene così. Sì. Allora, io in realtà ho sempre percepito i viaggi come molto rocamboleschi, on the road, ho sempre stata molto appassionata di campeggio, quindi lascio rispondere Soleri, che invece io ha sempre delle valigie molto ingombranti, come dire. Io rido perché sono nota per portarmi dietro la casa, praticamente. Mancano solo i gatti. Esatto. Però devo dire che ho imparato che posso sopravvivere con benissimo poco. Con poco. Ecco. Lo voglio fare? No, però lo so fare adesso. Dancing in the moonlight, everybody, non la sappiamo più, però balliamo bene. Vabbè, basta, questo è. Sì. Che bella domanda. Io vedo i templi. Davvero? I colori, sì. Io vedo la gente. Noi due vicine vicine in macchina, perché siamo due persone che non amano particolarmente il contatto fisico, e invece sì, abbiamo imparato a stare molto a contatto, e che non ci dispiace così tanto tra noi due. E neanche troppo vero.